fatto un affiancamento di 4 giorni e dopodiché aspiravo a un contratto perché la signora mi aveva chiesto tutta la documentazione che avevo rilasciato alla cooperativa e dopo 2 giorni mi chiama questa signora per farmi sapere che non sarò assunta per colpa del colore della mia pelle, perché ad alcuni ospiti non piace il fatto che io sia una nera. Mi ha fatto ridere lì per lì, ho riso. E poi io ho detto, ma se c'è una suora nera che lavora lì, ce ne sono altre ragazze di colore nera che lavorano lì, perché il mio colore potrebbe essere un ostacolo per loro? Dopo 2 giorni, siccome avevo gli indumenti, sono andata a recuperare le mie cose. Incontro anziani e altre persone che mi hanno chiesto, ma come mai non sei venuta a lavorare? E io ho riferito che sarebbero state dette queste parole e loro mi hanno fatto sapere che non era vero niente, era soltanto parole cattive, una cosa dispregiativa. Anche per me è una sorpresa, perché da anni che vivo in questa città di Sinigalia e ho fatto tantissime cose in questa città, partecipando come legale rappresentante nell'associazione multietniche e altre varie associazioni, nella consulta del volontariato, Croce Rossa e altre cose. E nessuno mi ha mai detto che ero nera.